Abbondanti fiocchi di neve e sole primaverile si sono alternati durante una bellissima terza edizione di Abruzzo Winter Race, organizzata lo scorso 25 febbraio dall'Abruzzo Drivers Club. 50 auto, tutte rigorosamente equipaggiate con pneumatici da neve e catene, si sono sfidate su un totale di 170 km tra paesaggi innevati ed un emozionante percorso ricco di tradizione e di storia. Una manifestazione molto importante, questa promossa da Abruzzo Driver Club qui ad Avezzano. Partiamo da Avezzano, ritorno ad Avezzano di queste meravigliose auto d'epoca che promuovono il nostro territorio con questa manifestazione che appunto coniuga perfettamente sport, cultura, turismo e promozione del territorio. È un antipasto della manifestazione estiva, il circuito Avezzano, che ormai ha raggiunto degli standard qualitativi imponenti e sul quale quest'anno stiamo apportando notevoli migliorie. Siamo dei matti perché siamo quelli che si aspettano il tempo peggiore, in genere questo tu quando guardi il meteo non lo fai, invece qui noi siamo dispiaciuti perché non nevica, vediamo, ci divertiremo. L'Abruzzo Drivers Club è una grande famiglia che abbraccia questa passione comune a tutti voi, ovvero quella delle quattro ruote. Qual è l'invito che possiamo dare a chi vuole affacciarsi a questo mondo? E bisogna avere il coraggio della propria memoria, di ricordare che questi sono oggetti, pezzi di meccanica, figli di una storia, di persone, e bisogna rispettarli, e questo fa sì che il divertimento si accoppi alla passione. A bordo di questa bellissima auto non posso che chiederti quali sono le emozioni che ti aspetti di vivere in questo bellissimo evento all'interno della cornice dell'Abruzzo. Beh, guarda, l'anno scorso è stata una manifestazione caratterizzata dalla copiosità della neve. Quest'anno ne abbiamo poco, però è sempre molto molto emozionante. Ho visto un parterre di partecipanti molto agguerrito e faremo del nostro meglio, però la cosa più importante è stare con voi, stare con gli amici e trascorrere davvero un bel weekend. Essendo io pilota anche del circuito di Avezzano e guidando un'auto del tutto diversa, con questa c'è sicuramente più adrenalina e ci divertiamo perché alla fine è una macchina sportiva ma che tiene bene soprattutto nelle prove, quindi è piacevole, molto. Sei una ragazza molto giovane, sì. Quindi la domanda sorge anche un po' spontanea e ovvia, da dove nasce la tua passione? Da lui, dal mio navigatore. Ho fatto il suo navigatore per non so quanti anni sinceramente e adesso ci siamo scambiati di ruolo. Il padron è sempre mitico nell'organizzazione di questi eventi. È sempre da ricordare tutto. In questo caso ti vediamo a bordo della tua auto in compagnia di tua figlia. Com'è l'esperienza appunto padre e figlia? Fantastica. Cosa vuoi e cosa puoi consigliare a chi magari ci sta guardando in questo momento ad affacciarsi al mondo delle quattro ruote storiche? Ma è una malattia che se ti prende non ti lascia più. Siamo onorati e felici di poter ospitare questo pit stop del Abruzzo Winter Race, questa particolare manifestazione che tocca il nostro Abruzzo e in particolare la provincia dell'Aquila. Ci onorano della loro presenza parecchi automobilisti provenienti da ogni parte d'Italia. È un'occasione importante per noi perché è un modo per far conoscere le nostre comunità, i nostri borghi, diciamo anche le nostre strade, perché lo dico con soddisfazione da consigliere provinciale della provincia dell'Aquila, perché ho ricevuto anche il plauso di molti partecipanti e questo ci onora perché abbiamo investito in quest'ultimo periodo milioni d'euro per rendere le nostre strade transitabili e soprattutto accoglienti e per dare dignità a un
territorio. Oggi abbiamo offerto un buffet a base di vini e di dolci tipici della nostra comunità, il fritto gioiese, che è una peculiarità di questa terra, così come i nucci atterrate, che sono altrettanta particolarità. Speriamo che anche attraverso l'enogastronomia possiamo soddisfare non solo gli appetiti, ma anche la passione verso questo territorio da parte dei praticanti. È stata una manifestazione bellissima, posti stupendi, del resto l'Abruzzo è molto bello, soprattutto queste zone della Marsica è molto caratteristica, ci siamo divertiti, le strade ci hanno fatto divertire, le prove anche, sono riuscite anche queste prove, finalmente abbiamo conquistato il primo posto e siamo felicissimi e alla prossima! Una bellissima iniziativa quella di aver creato questo video, che senz'altro contribuirà a promuovere questo nostro stupendo territorio. La Regione Abruzzo si presta a questi tipi di eventi e vuole assolutamente continuare nel solco di quello che è stato fatto anche lo scorso anno, contribuendo a questi tipi di iniziative. Il Presidente Marsilio è rimasto molto soddisfatto anche dell'evento che c'è stato lo scorso anno e questo segnale di questo contributo anche allo svolgimento di questo bellissimo video non può far altro che premiare questo turismo di qualità, far conoscere questi luoghi che in molti ancora non conoscono. E quindi ben venga questo tipo di iniziativa. Si è conclusa la terza edizione dell'Abruzzo Winter Race. È ormai una manifestazione consolidata nel panorama invernale e soprattutto basata nel sud dell'Italia. L'Abruzzo si conferma una terra ospitale e straordinariamente bella per i raduni di auto d'epoca e per godere delle bellezze del territorio. Inoltre abbiamo trovato una grande ospitalità nei comuni che abbiamo attraversato e questo ci fa molto molto piacere. La partenza, come ogni anno da Avezzano, ha visto un itinerario completamente rinnovato. Abbiamo toccato alcune località sciistiche molto rinomate, tra le quali Roccaraso, poi inoltrandoci nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Pescasseroli, una sosta con dolci tipici a Gioia dei Marsi, e infine l'arrivo in Piazza Risorgimento ad Avezzano tra Ali di Folla e nell'orario dello struscio. Un passaggio, una novità, una cosa straordinariamente divertente per i partecipanti è cimentarsi nello snow driving di Roccaraso, una pista innevata, ricca di curve tornanti e quindi sbandate, sempre in sicurezza e con grande divertimento per tutti. Tutto questo non sarebbe possibile senza l'aiuto di tutti i volontari, che ringrazio pubblicamente, le forze dell'ordine, ma anche gli sponsor che ci hanno aiutato a mantenere i costi di iscrizione molto bassi. Vi aspettiamo e aspettiamo tutti gli appassionati dal 5 al 9 luglio con l'Abruzzo Grand Tour, il secondo appuntamento dell'Abruzzo Drivers Club, sempre in Abruzzo attraverso le nostre montagne, i laghi, i boschi e il buon vivere della nostra regione.